Sì, la decisione dipende, diciamo così, da una serie di valutazioni su quella che è la situazione del paese oggi e del nostro territorio oggi. Io per lunghissimi anni, diciamo, pur essendo iscritto al Partito Democratico, ho partecipato poco perché più impegnato sul fronte professionale e sul mio ruolo nel movimento cooperativo. Io credo che in questi ultimi anni il Paese, partito da una crisi difficilissima e pesantissima, come sappiamo tutti, abbia fatto grandi passi avanti e che sia non necessario non sprecare i passi avanti fatti e riuscire, diciamo, a proseguire questo percorso che porti verso una società più inclusiva, più giusta, ma anche più dinamica e moderna. Nello stesso tempo credo e spero che ciò che ho fatto in questi anni nel mio lavoro, possa essere utile per questo territorio, che è il mio territorio, che è un territorio che amo e che credo abbia grandi difficoltà, ma anche straordinarie opportunità che tutti insieme, con il lavoro che le istituzioni locali stanno già facendo, possa, diciamo, guardare al futuro con maggiore speranza. Ma credo che lo sforzo di tutta la politica da questo punto di vista debba essere quello di riuscire ad ascoltare di più la sofferenza e i bisogni delle persone. E l'auspicio, l'impegno che ci metto, la speranza è quella che chi viene da un'esperienza lavorativa come la mia, molto legata, diciamo, all'esigenza delle imprese, ma anche delle persone come nelle imprese cooperative, possa da questo punto di vista essere d'aiuto. Essere, diciamo, uno strumento perché la politica in qualche modo possa avvicinarsi di più alle esigenze vere delle persone e delle famiglie. La linea nazionale certamente c'è, io in qualche modo credo, mi caratterizzo soprattutto, come dicevo, per quella che è stata la mia esperienza personale di lavoro e vorrei mettere al centro l'attenzione per questo territorio. Un territorio vasto perché il collegio è un territorio molto grande, che però ha sicuramente alcune caratteristiche che sono comuni a tutto il territorio. Innanzitutto il tema delle infrastrutture. In questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti per costruire una maglia infrastrutturale migliore per il futuro della Liguria, ma molto ancora resta da fare, soprattutto perché venga potenziato, diciamo così, il trasporto su ferro, l'attività diciamo che consenta di togliere traffico veicolare su gomma dalle nostre strade, che è una priorità assoluta. L'altro tema, che certamente è trasversale e unico per tutto il territorio, è quello dell'attenzione all'industria del turismo, che già sta dando molto, già si sta innovando molto, ma che credo che possa essere aiutata e sostenuta per continuare a crescere. No, diciamo che è chiaro che è una sfida molto difficile, lo sapevo fin dall'inizio, ma diciamo, lo spirito è quello di mettersi in competizione in modo positivo per cercare comunque di riuscire a costruire dei percorsi, la costruzione di una comunità di intenti col sistema economico e col sistema sociale di questo territorio. Per avere successo auspicabilmente dal punto di vista elettorale, poter poi proseguire un lavoro, ma comunque cercando di lasciare un segno più una volta che questo percorso sarà finito.